Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Partiamo questo notiziario con la notizia della tromba d'aria avvenuta questa mattina nella zona tra La Tisana e Marano Lagunare. Le fortissime raffiche di vento hanno scoperchiato un capannone in località Picchi, sempre nel comune di La Tisana. Esattamente lungo via Forte, dal civico 57 fino al 67, la tromba d'aria, come potete vedere anche dalle immagini, ha danneggiato un insieme di abitazioni, scoperchiando un magazzino adibito alla raccolta degli attrezzi della legna e creando diversi problemi ai tetti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza degli edifici. Non ci sono comunque, e fortunatamente, persone ferite. E ora vi proponiamo proprio il video della tromba marina che è accaduta nel porticciolo di Marano Lagunare questa mattina, ripresa anche da altri abitanti da altri punti diversi. Immagini che fanno impressione per la potenza delle raffiche del vento. Vediamole. Mamma mia, guarda che roba, guarda che roba. Ora la cronaca Udine, una donna è stata avvicinata da un uomo che poi le ha strappato di mano due borse, quella da passeggio e quella che hanno all'interno alcuni vestiti. È successo questa mattina, poco prima delle 8 a Udine in via Brasile. La donna, 42 anni italiana, stava camminando quando una persona ha cominciato a chiederle insistentemente dei soldi. Dopo aver ricevuto il rifiuto ha aggredito la donna e che è caduta poi a terra. La vittima della rapina è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata all'ospedale di Udine. Sul posto la Polizia di Stato. E sempre la Polizia, nella serata del 14 ottobre, ha arrestato vicino all'autostazione di Udine, tra Viale Europa Unita e Via Leopardi, due uomini per detenzione ai fini di spaccio di 90 grammi di cocaina. In particolare il personale ha notato che i due uomini, al lato di scendere da un pullman proveniente da Milano, via Venezia, tentavano di eludere il controllo degli agenti. Il 34enne, accortosi della presenza dei poliziotti, è ritornato sui suoi passi, ha raggiunto il più giovane consegnandogli un sacchetto che il secondo ha abbandonato sotto i sedili delle ultime file del pullman. All'interno dell'involucro gli agenti hanno appurato che c'erano 90 grammi di cocaina posti sotto sequestro unitamente a 430 euro ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio. I due uomini sono stati arrestati e condotti alla casa circondariale di Udine. Nella mattinata di ieri il GIP del Tribunale ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. E alla luce di questi ultimi fatti di cronaca, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, chiede al prefetto la convocazione del tavolo dell'ordine della sicurezza pubblica sull'ordine pubblico. Servono più controlli, dice, nei confronti degli ospiti della Cavarzerani. Servizio. Sì, sono preoccupato perché questi fatti di cronaca denunciano una situazione abbastanza impegnativa per le forze dell'ordine, ma io dico anche per l'opinione pubblica, per i cittadini che, sentendo, leggendo, verificando queste notizie, sono molto preoccupati. Il problema è sempre legato alla presenza, perché i protagonisti molte volte sono questi ospiti che abbiamo, che non si comportano correttamente. Allora io chiederò al prefetto di convocare il Comitato per la Sicurezza, fare il punto della situazione. Abbiamo già fatto alcuni passi ultimamente, abbiamo deciso di installare con soldi del Comune
le telecamere all'interno della Cava Arzerani per controllare quegli ospiti, e lì ce ne sono 300, però in città purtroppo sono distribuiti negli appartamenti non so quante persone, probabilmente almeno altrettante, che sono ospitate da queste cooperative. E vorrei qui, siccome la competenza del comune arriva fino a un certo punto, capire dalla prefettura quanti sono questi richiedenti asilo che sono distribuiti in città. Ora voltiamo pagina, parliamo di un progetto sperimentale da parte del, finanziato dalla Regione e dalla Fondazione Friuli per gli utenti della cooperativa Attiva Lab. Ragazzi che possono provare l'ebbrezza dell'indipendenza, ragazzi disabili, in una casetta alle porte di Udine, possono vivere da soli e al di fuori della propria rete familiare. Siamo andati a trovarli. Questi ragazzi, grazie ad un'associazione, hanno raggiunto nel weekend questa abitazione per vivere un'esperienza tutta nuova. L'esperienza che a loro mancava era quella di sperimentare un po' di vita adulta, quindi delle attività, svincolate dalla propria famiglia. Uno dei primi obiettivi nostri è quello di far sperimentare una serie di opportunità e di esperienze che i loro coetanei magari con maggiore facilità possono fare. E quindi già il fatto di prendere un giornale, guardare i programmi che ci sono in città, decidere dove andare a mangiare, questo è già in qualche modo uno sviluppare un talento e un'abilità nuova. Come ti chiami tu? Oreste, Oreste Oreste. Calimeri, vivo a Udine da 7 anni. E come sta andando qui questo Mi weekend? piace un sacco, mi piace tanto, cerco di fare anche perché fanno anche i ragazzi. Tu ti chiami? Riccardo. Come sta andando questo weekend? Bene, molto bene. Molto Sì. bene. Tu sei? Giulia, ho 18 anni e qua nel weekend mi diverto con i miei amici. Di questo gruppo fanno parte anche Leonardo e Angela, poi ci sono altri due ragazzi, sono Enrico e Marco. I ragazzi sono molto contenti, sperimentano questa autonomia abitativa e noi la sperimentiamo con loro. Tu come definiresti questa esperienza? È entusiasmante. Lo sport, il calcio, dopo la sosta bisogna cambiare ritmo per quanto riguarda l'Udinese, Tudor lo sa e la sfida con il Torino diventa decisiva a questo punto. La motivazione viene prodotta anche dalla classifica, dice, che ci vede penalizzati finora per quanto prodotto. Il tecnico croato però non potrà sedersi in panchina in quanto squalificato. Sentiamolo. Quello che abbiamo fatto questo inizio campionato non equivale al numero di punti che noi abbiamo. E questa è una motivazione che deve essere più forte di tutta. Io comunque aspetto che noi manteniamo quella buona organizzazione in difesa, migliorando in quell'altra fase. E sono sicuro che domani si vedranno miglioramenti da quel punto di vista. Fase offensiva non è solo questione di attaccanti, no? È sempre questione della squadra. C'è gente che è rientrata abbastanza presto, anche che ci ha aiutato un po' a preparare meglio questa settimana. Non c'è Larsen. E poi gioca mezzala o punta, mister? Mezzala. Mister, ti chiedo qualcosa sul Torino invece. Ogni anno diventa più forte. È una squadra costruita per cose importanti. Però per noi può essere solo una motivazione in più, e sono sicuro che domani sarà. Tudor ovviamente che ha espresso amarezza per la mancata revoca del provvedimento nei suoi confronti. Questi e altri argomenti verranno sviscerati e analizzati da mister Massimo Giacomini nel consueto appuntamento delle 19:45, quindi al termine del nostro notiziario con Game On. Da Torino, il collega del Corriere Torino, Antonio Chiera, racconterà le ultime da casa Granata. Tutto questo nell'approfondimento pre-partita in onda tra pochi minuti. Intanto c'è da registrare anche la pesante sconfitta esterna del Pordenone alla ripresa del campionato di Serie B. I neroverdi di Tesserre sono stati sconfitti a Castellammare di Stabia per 4-2. La Juve Stabia, che fino a prima dell'inizio del match era ultima in classifica, ha messo al sicuro il risultato già nel primo tempo, terminato sul 4-1. Ininfluente l'autorete a 4 minuti dalla fine di calo.
E ora veniamo al ciclismo. I percorsi del Giro d'Italia 2020 in Friuli Venezia Giulia saranno svelati alla presentazione, ovvero giovedì 24 ottobre a Milano, ma sono ufficiali già le tappe di arrivo e partenza in programma nella nostra regione. Prendete appunti, saranno il 24 e il 25 maggio. Vediamole. A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale, il percorso del Giro d'Italia 2020 si sta definendo. Il passaggio in Friuli Venezia Giulia è in programma domenica 24 maggio, protagoniste le grandi montagne con l'arrivo in salita di Piancavallo, già visto anche nel 2017 con la vittoria di Mikel Landa e nel 1998 con un'impresa di Marco Pantani. Per la prima volta nella storia della Corsa Rosa, la partenza è prevista da Rivolto, sede del secondo stormo dell'aeronautica militare. Partenza dunque il 24 maggio dalla base militare di Rivolto con arrivo a Piancavallo. Dopo il secondo giorno di riposo si riprende con la Udine San Daniele del Friuli. L'ultima settimana prevede tre arrivi in salita e una cronometro. Dopo l'arrivo di San Daniele si tornerà a salire in maniera decisa per la tappa di Madonna di Campiglio, che dovrebbe ricalcare parte del percorso di quella del Giro 2015 con il passo Daone a precedere la salita finale. Queste le prime anticipazioni, ma per tutte le novità sul percorso appuntamento giovedì 24 ottobre con la conferenza stampa ufficiale da Milano. Riuscitissima ieri sera la serata del Che Guedaccio sulle musiche degli anni 70, 80, 90. In 26 edizioni 200.000 persone hanno calcato queste piste da ballo. Andiamo a vedere. Aspettavate da quanto questo appuntamento? Dall'edizione scorsa di aprile stiamo aspettando. Voi ci siete sempre? Siamo sempre qua. Sì, siamo fedelissimi. Fedelissimi. Cosa che vi porta qua? È la musica degli anni 70 soprattutto, l'atmosfera e anche la compagnia? Quella di certo. Questa è la seconda. Non si può mancare? No, no, assolutamente no. Lei viene da? Gorizia. Appositamente per il Che Guedaccio? Sì, sì, sì. L'anno scorso ho detto volete venire tutti quanti? Bon, proviamo, adesso sono venuti di nuovo senza che ho chiesto io niente. Sarà una serata indimenticabile perché ci piace ballare. Abbiamo cominciato lo scorso anno e adesso ricominceremo fin quando ce la sentiamo, perché l'età c'è, no? Gli anni. Ma non si molla mai? No, no, non si molla mai, assolutamente. Per te è un appuntamento fisso questo? Sempre, sia primavera che autunno. E sulle note del Che Guedaccio abbiamo concluso, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro una buona serata, arrivederci.